In quel tempo si avvicinarono a Gesù Giacomo e Giovanni, i figli di Zebedeo, dicendogli: Maestro, vogliamo che tu faccia per noi quello che ti chiederemo. Egli disse loro: Che cosa volete che io faccia per voi? Gli risposero: Concedici di sedere nella tua gloria, uno alla tua destra e uno alla tua sinistra. Gesù disse loro: Voi non sapete quello che chiedete. Potete bere il calice che io bevo o essere battezzati nel battesimo in cui io sono battezzato? Gli risposero: Lo possiamo. E Gesù disse loro: Il calice che io bevo anche voi lo berrete e nel battesimo in cui io sono battezzato anche voi sarete battezzati. Ma sedere alla mia destra o alla mia sinistra non sta a me concederlo, e per coloro per i quali è stato preparato. Gli altri 10, avendo sentito, cominciarono a indignarsi con Giacomo e Giovanni. Allora Gesù li chiamò a sé e disse loro: Voi sapete che coloro i quali sono considerati i governanti delle nazioni dominano su di essi e i loro capi li opprimono. Tra voi però non è così. Ma chi vuole diventare grande tra voi sarà vostro servitore, e chi vuole essere il primo tra voi sarà schiavo di tutti. Anche il figlio dell'uomo, infatti, non è venuto per farsi servire, ma per servire e dare la propria vita in riscatto per molti. Pace a voi. Si avvicinarono Giacomo e Giovanni, figli di Zebedeo. Quante volte capita anche a noi, per un desiderio, per una difficoltà, di avvicinarci privatamente al Signore. È un avvicinamento privato dettato da un desiderio. E infatti segue immediatamente la richiesta. Vogliamo che tu faccia per noi quello che ti chiederemo. È una preghiera molto particolare. Ci sono le preghiere di supplica, le preghiere di lode, le preghiere di ringraziamento. Qui ci troviamo di fronte ad una preghiera che mi piace definire di pretesa. E tra i tanti generi letterari della preghiera, se facciamo un buon esame di coscienza, vediamo che questa anche per noi è quella più frequente e più sentita. Lodiamo il Signore, lo ringraziamo, ascoltiamo la sua parola, lo supplichiamo. Ma c'è sempre quel momento in cui la nostra preghiera diventa pretesa. Vogliamo che tu faccia per noi quello che ti chiederemo. Gesù, di fronte a questa preghiera, non si tira indietro. È significativo questo aspetto. Non crea subito una barriera, non rimprovera perché pretendono, ma secondo il suo stile accogliente dice: che cosa volete che io faccia per voi? Gesù si pone nella disponibilità anche di fronte alla pretesa. Quando capita a noi di ricevere richieste pretenziose e noi subito ci trinceriamo e diciamo: ma tu pretendi, non hai detto neanche per favore. Che differenza. Ma la richiesta è pretenziosa non solo nella forma, ma anche nel contenuto.
E quasi sempre è così, riconosciamolo, sinceramente e umilmente, che c'è pretesa nel modo di chiedere, ma c'è anche pretesa in quello che vogliamo, anzi ancora di più in quello che vogliamo. E infatti i due fratelli chiedono: concedici di sedere nella tua gloria, uno alla tua destra e uno alla tua sinistra. Gloria e potere. Ecco il contenuto della preghiera. Sedere accanto. Accanto al Signore della Gloria, nella mente dei due apostoli, c'è tutto il desiderio del potere. E a questo punto Gesù conserva il suo tono accogliente e disponibile, ma presenta la verità. Perché essi si trovano in una condizione di non conoscenza o addirittura di errore e fraintendimento. Voi non sapete quello che chiedete, non conoscenza, ma c'è anche il fraintendimento, perché non hanno capito che c'è un calice e un battesimo che appartengono a Cristo e che dovranno appartenere a quelli che lo seguono. E non c'è invece una via per arrivare alla gloria e al potere. C'è solo un calice e un battesimo. Il calice della volontà di Dio, in cui devi porre la tua vita. Il calice è il sangue. La volontà, indicata dal calice, è il tuo sangue, la vita che tu metti a disposizione di questa volontà. Nell'Eucaristia questo mistero si ripete continuamente. È il calice della nuova ed eterna alleanza, ma quel calice è la volontà del Padre, è il sangue, quello del Figlio sparso per la salvezza e il perdono dei peccati dell'umanità. E c'è un battesimo. Il battesimo, sappiamo, indica il lavacro, ma nella sua etimologia ancora più profonda quel termine indica un lavacro che avviene per una immersione. E allora il Figlio deve immergersi nella volontà del Padre e questa immersione comporta la conoscenza e l'esperienza della sofferenza. C'è un'immersione nell'acqua dell'umanità che è fatta di sofferenza, perché è un'acqua che porta con sé, come il Giordano, il peccato e le sofferenze dell'umanità. Questo è il potere del Figlio. Calice e battesimo. Volontà di dare la vita, volontà di immergersi nella condizione umana con le sue sofferenze e i suoi limiti. Ma i due fratelli, che sono nella sequela, di fronte a questa proposta non si tirano indietro. Anche qui è una pretesa, un'incoscienza, una volontà di non perdere il rapporto col Maestro? Ritengo che sia alla fine la terza possibilità. Non vogliono perdere il rapporto con il Maestro. Non è solo incoscienza o non comprensione. Lo possiamo. E Gesù stesso conferma questa possibilità. E infatti dice: berrete questo calice, riceverete questo battesimo. Cioè, se continuate a seguirmi, arriverà anche per voi il momento in cui dovete bere il calice
e immergervi nella sofferenza. È la profezia del vero discepolato, che diventa apostolato, che diventa martirio. Ma ci sorprende, perché anche qui abbiamo forse qualche difficoltà, che una volta bevuto il calice e ricevuto il battesimo, noi aspetteremo automaticamente di stare alla destra e alla sinistra. Invece no. Pur bevendo il calice, pur ricevendo il battesimo, sedere nella gloria è un dono del Padre. E rimaniamo un po' impressionati di questo, perché noi siamo abituati a vedere lo scorrere quasi conseguenziale, morte e risurrezione, martirio, gloria. Rimane sempre nel disegno del Padre, che ha preparato il calice e ha preparato anche il seggio di gloria. Ma è un dono bere il calice, è un dono arrivare al seggio della gloria. Gli altri 10 non colgono questo aspetto pasquale del calice e del battesimo, ma si soffermano in maniera indignata sulla pretesa. E allora Gesù calma gli animi con una scuola di ministero, quasi un momento seminariale, da seminario, ma di un seminario che forma veramente le coscienze, di un seminario che abilita alla sequela. Il confronto è tra i dominatori del mondo e i suoi. Non ci può essere alcun contatto, alcuna imitazione. Chi segue il Signore non può guardare lo stile dei dominatori di questo mondo. Deve guardare il Figlio dell'uomo. Tra voi però non è così. Non deve essere come avviene per i capi di questo mondo. Ma c'è un capovolgimento che è chiaro, evidente, se guardiamo il Figlio dell'uomo, che non è venuto per farsi servire, ma per servire. E il servizio diventa dono della vita. E questo servizio che dona la vita diventa riscatto per l'umanità. C'è dunque un dono, c'è dunque uno stile, c'è un'offerta e c'è un obiettivo. Ma anche qui l'obiettivo è dono del Padre. Tutto è dono del Padre, dall'offerta della mia vita al riscatto dei miei fratelli.